In Piemonte ci sono sicuramente degli ottimi professionisti, si riescono a raggiungere risultati. È chiaro che vedere da quei dati che la sopravvivenza come dire, è più alta rispetto al passato è un grande successo da parte degli operatori, ma devo dire che è soprattutto una speranza per i pazienti. In Piemonte ci si ammala di tumore come nel resto d'Italia, ma ci si ammala un po' meno rispetto al nord Italia e questo è un dato assolutamente interessante. Il secondo è la sopravvivenza, buona, simile a quella del territorio nazionale: 61% a 5 anni. Per alcuni tumori, come la mammella, il Piemonte e Torino hanno le sopravvivenze più alte d'Italia in assoluto. Il terzo è la prevalenza. In Regione Piemonte ci sono circa 280.000 persone che hanno avuto un tumore negli anni scorsi, quindi è importante per le strutture sanitarie presenti in questa Regione la presa in carico di, queste, di questi pazienti o ex pazienti oncologici. I costi riguardano due aspetti e cioè da una parte c'è il costo diretto del farmaco quindi l'assistenza vera e propria però ci sono dei costi indiretti il tumore ai polmoni ha una sopravvivenza a 5 anni del 16% bisognerebbe aumentare le campagne di sensibilizzazione e dire in, con chiarezza ai cittadini non fumare, smettere di fumare perché il 90% dei tumori ai polmoni sono legati al fumo di sigaretta quindi continuare con forti campagne di sensibilizzazione il secondo è la prevenzione secondaria L'adesione allo screening della cervice uterina, l'adesione allo screening del colon retto significa interrompere la sequenza lesione precancerosa, tumore infiltrante. Questi significano non soltanto risparmi in termini economici, ma guadagni importanti in termini di vite umane. Secondo me i dati sono molto confortanti, se si va a vedere però neoplasia per neoplasia vediamo delle aree in cui il Piemonte brilla particolarmente, abbiamo sentito dare il dato sul tumore della mamma dove siamo alla migliore sopravvivenza a livello italiano e ci sono invece delle neoplasie in cui si può migliorare in cui i dati del piemonte sono leggermente inferiori a quanto ci si potrebbe aspettare per esempio i tumori del colon retto dello stomaco anche qui dati assolutamente buoni ma eh, con eh, margini di possibilità di miglioramento. Quindi l'obiettivo adesso della rete è di analizzare questi dati non complessivamente ma tumore per tumore e là dove è possibile ottenere un ulteriore miglioramento ad operarsi per riuscire ad ottenerlo. Allora, il dato preoccupante sul territorio nazionale eh, riguarda una eh, abitudine che è l'abitudine tabagica. È un dato preoccupante perché vede nell'arco di un solo anno un aumento delle donne fumatrici in Italia pari ad un milione. Dal 2016 al 2017 questo è stato il cambiamento fra le donne. Purtroppo se questo dato non va a cambiare viene pagato a distanza di anni con l'insorgenza di tutte le patologie che hanno un legame con il fumo di sigaretta e eh, questo lo stiamo in parte già pagando sia sul territorio nazionale che sul territorio piemontese in quanto eh, l'abitudine tabagica diffusasi dopo la Grande Guerra anche tra le donne porta oggi ad un aumento dell'incidenza di mortalità per il tumore del polmone. Quindi una patologia che è sempre stata considerata retaggio maschile oggi è una malattia anche fra le donne. La gran parte dei tumori solidi tuttavia è legato a fattori di rischio esogeni come l'alimentazione, l'esposizione al fumo di tabacco, l'esposizione al sole e non è immaginabile che esistano da un anno all'altro drammatici cambiamenti nell'incidenza della malattia perché l'effetto delle campagne di prevenzione Faccio un esempio per tutti, per i tre tumori che sono sottoposti a screening, quindi mammella, colon retto e tumore della cervice uterina, laddove esistono validi test di screening, dimostrano che l'incidenza delle malattie tende a crollare in modo significativo. Ma esistono altrettante iniziative più recenti nell'ambito per esempio della prevenzione dell'inizio dall'abitudine del fumo o cambiamenti delle, del, della dieta a livello di popolazione che potranno produrre i benefici negli anni a venire.